Carissimi amici, bentrovati. Sono finite le vacanze? Non ancora. Questo forse è l'ultimo weekend a disposizione per le vacanze, per il riposo e poi si ritorna alla normalità, no? Tra virgolette, normalità di vita lavorativa o comunque di vita. Oggi proviamo il sapone di panna crema Pure 2O San Francesco, eh? San Francesco che ha una storia. San Francesco era già stato proposto in passato da panna crema e oggi è una nuova veste, questa Pure 2O che come avevamo visto per altri saponi di panna crema, sempre nella versione Pure 2O, hanno un comune denominatore, la semplicità di fattura, no? La loro costruzione è sostanzialmente molto semplice, ha un inci molto bilanciato che il produttore ha deciso di trasmettere con questi prodotti che adesso proviamo. San Francesco, eh? Allora, io intanto mi bagno il viso. Sempre una barba piuttosto lunga. Proviamo con questo Omega 6735 in tasso di grado super. 6735 ormai è rodatissimo. Ha un ciuffo talmente ampio e morbido che diventa veramente un pennello di testa oramai, no? Allora, vediamo un po' questo San Francesco, eh? Note olfattive che non sono complesse. Ci si sente il sandalo, ma soprattutto note di incenso. Sì, l'incenso è prevalente. Poi si intravedono olfattivamente delle altre spezie, non complesse, orientali. Adesso lo proviamo. Vediamo un po', la consistenza. È piuttosto morbido come crema di sapone. Mettiamolo sul fondo della ciotola. Io ne metto ancora un po' perché devo fare un test fino a rasentare il pieno della presa del ciuffo del pennello. Voi usate il meno. Chiaramente questi sono dei test dove io devo provare il massimo del sapone, no? Mettiamolo nel ciuffo, quello che è avanzato dalla presa
della confezione con i polpastrelli. Iniziamo il montaggio di questo San Francesco, eh? Sapone tallowater. Quindi non parliamo di un sapone vegetale, ma di un sapone con tallow. Quindi origine animale. Acqua, chiaramente. Sapone molto concentrato, eh? Veramente molto concentrato questo panna crema. Beh, direi che già 67,35 si è già preso una buona parte del prodotto steso sulla ciotola, eh? Adesso vediamo il montaggio di panna crema San Francesco. Che ha già preso corpo, eh? Ha già preso corpo il sapone. Qui la protezione è massima. Si vede in effetti. Un certo grado elevato di protezione. Mamma mia. Sapone eccessivo. Ne bastava un quantitativo veramente, ne bastava un terzo di quello che ho messo. Beh, ma lascio a voi poi i quantitativi minimi di utilizzo, perché io faccio le prove chiaramente. Beh, allora, sicuramente la protezione di questo tallowato, di questo sapone, è massima, eh? È massima. Quantità olfattiva, molto presente, molto orientale, molto religiosa. Allora, prima vediamo la prova dell'aria, eh? L'aria forzata, ma qua
qui non ne vuole sapere di seccarsi a un sapone che con alto grado di protezione. Adesso vediamo la superficialità della riosità, figuriamoci, proprio è pittura, amici. È più una crema che una panna, eh? Fatico a levarlo dai polpastrelli. Vediamo un po' l'unghia. Ma sì, ma di cosa stiamo parlando? No, no, ma i solchi sono veramente limitati, cioè sto togliendo il sapone con l'unghia e nonostante tutto, comunque rimane un elevatissimo grado di protezione. Mi sciacquerei il viso. Farò fatica, eh? A togliere il sapone. Rimangono comunque le note olfattive della fragranza all'interno della preparazione, eh? Post rasatura morbido, eh? Sì, si sente un certo grado di morbidezza. Piuttosto marcato anche. Allora, laviamo Omega 6735, sempre valido per queste prove tecniche dei saponi. Inutile dire che le doti tecniche di questo pennello sono ottime, eh? È un grado super veramente eccellente con un manico stupendo. Barber pole stupendo. Pure 2O è rimasto del residuo. Il pennello Omega è riuscito a prelevarne la maggior parte e ne ha fatto un montaggio a stucco di quelli superbi, veramente. Cioè, si è preso gran parte del sapone e lo ha distribuito in viso. Potevo utilizzarne addirittura un terzo di quello che
ho prelevato, ma tant'è che le prestazioni comunque del sapone sono state elevate ed è anche avanzato. Pure 2O, in questo caso la versione San Francesco. Parliamo un po' delle doti tecniche del sapone. Come vi ho già detto, le note si avvicinano, cioè avvicinano, contengono. Ci sento il sandalo, l'incenso ed alcune spezie anche, sicuramente spezie fresche, qualcosa di fresco. Allora, il sapone è composto da tallo, quindi una parte animale che si trasforma poi con l'idrossido o gli idrossidi. Adesso andiamo a vedere anche l'inci. Sicuramente per mantenere una morbidezza tale ci sono dei fattori da tenere in considerazione. Se il sapone, come in questo caso, è una pasta di sapone piuttosto morbida, garantisce una post rasatura, proprio perché la pasta è morbida. Quindi il produttore, secondo il mio parere, perché comunque non è che i produttori dicono le loro ricette, me ne accorgo perché comunque ho a che fare con i saponi e quindi le produzioni e quindi conosco i risultati. Sicuramente una morbidezza tale con un tallow, siamo su un idrossido scontato, in modo da garantire una parte oleosa, acida, non saponificata e che quindi rende il post rasatura più morbido, più presente. La pelle è più morbida, questo è importante, perché altrimenti se il sapone è tutto, se gli oli, se gli acidi grassi sono tutti saponificati, non si ha il post rasatura che sia confortevole. E questo è importante. Io direi di verificare anche l'inci di questo sapone. Ho dimenticato la lente di ingrandimento, però riesco a vedere perché comunque è scritto abbastanza in grande. Oddio. Acido stearico, tallow, quindi tallow. Abbiamo un idrossido di potassio. Idrossido di potassio, ecco che rende la preparazione più morbida. È una caratteristica dell'idrossido di potassio mantenere morbida la saponificazione. Quindi acqua, olio di cocco, fragranza, glicerina e burro di karité. Inci cortissimo. Direi che questo Pure 2O mantiene sicuramente le caratteristiche scelte dal produttore di mantenere una certa purezza nella costruzione di questo sapone con elementi che sono elementari, ma non sono gli elementi a essere semplici. Lo sono, ma è l'equilibrio della saponificazione che è complesso. È questo il problema della saponificazione. Poi nel creare un sapone che abbia delle caratteristiche tali da mantenere protezione in viso e anche un post rasatura degno del prodotto e del nome che porta. Carissimi amici, ben ritrovati e bentornati dalle vacanze per chi è tornato. La recensione di Omega 6735 che abbiamo già stravisto e di invece Pure 2O San Francesco di panna crema terminano qui. Io vi auguro un buon pomeriggio,
E un saluto dal canale della rasatura del neofita. Ciao e a presto per un nuovo video.